dopo non ci vediamo per un po', abbiamo voluto fare un piccolo excursus, una piccola trasmissione in diretta su Scopri il pallavolista che c'è in te. Niente, una cosa seria perché niente, ognuno di noi ha un pallavolista dentro e abbiamo individuato una squadra che è appunto la Lazio San Prospero e abbiamo appunto catalogato alcuni giocatori tipo di questa squadra, di un bel gruppo, bei ragazzi, intelligenti, così. Andiamo a vedere alcuni, focalizziamo. Non guardare me negli occhi, sì, guarda gli altri. Ho paura, guarda. Va bene, allora, vado un attimo, allora, abbiamo presentato il primo, attenzione, il nostro, aspetta, chi era? Il nostro mitico capitano, Peter. Gioco, cade la palla in mezzo per lui, Managlia. Managlia! È Managlia. No, Peter, è tua. Sì, è un mio dovere prendere la palla, ma è un tuo diritto salvarla, quindi ho bisogno di soccorso. Eliminato. Un applauso a Peter. Il nostro amico libero. Oh, con calma, ragazzi. Un altro personaggio tipo è rete, abbiamo individuato, parlo di qua, grado, abbiamo piantato la telecamera sotto rete e abbiamo visto come esulta Daniel Mari. Daniel Mari mura. Attenzione, adesso invece come risulta Max. Pronto? Sì! Abbiamo analizzato alcune reazioni psicofisiche dei giocatori e abbiamo potuto appurare che nella Lazio ci sono proprio dei giocatori freddi, determinati, che non subiscono, diciamo, gli interventi esterni. Abbiamo un esempio tipo di queste prerogative che è Luca Lamonica. Ma no, perché? Allora, Luca Lamonica, attenzione, arriva in una partita e parla con Max. No, ma a me non frega niente. No, io sono tranquillo. Sono tranquillo. No, bene. Luca Lamonica, attenzione. Vabbè, questo invece lo vedo un po'. Allora, Luca, parliamo sempre di Luca Lamonica. Allora, situazione tipo, Luca Lamonica ha giocato e ha vinto 3-0. Sì! Come on! Yeah! Sì, tu qua, fai la moda! Attenzione, Luca, sempre Luca Lamonica ha vinto ma ha giocato così. Sì, vabbè, sì, ha giocato abbastanza bene. Oh, abbiamo vinto Luca! Sì, vabbè, dai, ok. Luca Lamonica ha perso 3-0 ma ha giocato da Dio. Sì, ragazzi! Sì! Vieni qua! Luca Lamonica ha vinto 3-0 ma è stato sostituito al secondo set, Giorgio non l'ha messo più su. La seconda partita è sempre stato 3-0 e è sempre stato sostituito. Thank you.
multimediali e intermediali, abbiamo siamo riusciti a interloquire con un pallone da pallavolo. Sì, abbiamo capito il linguaggio, dopo aver capito il linguaggio degli alberi, adesso comunichiamo appunto con un pallone da pallavolo. E niente, abbiamo espressamente parlato con un pallone che ha avuto la sventura di fare riscaldamento con miti e pigna. E il risultato è talmente ubriaco. Perché non riusciva ad andare né dritto quando schiattava la pigna e quando riceveva Miki, tanto. Un applauso per la tua. Allora, adesso attenzione, io sono un altro personaggio, abbiamo fatto, l'ho lasciato la birra. Lecca per terra, lecca per terra, Lele. Allora, adesso invece una cosa triste, no, una cosa inquietante direi. Una cosa inquietante, abbiamo. Voi non mi vedete. Abbiamo, dopo che le luci si spengono, gli amici se ne vanno. Le prime ombre incombono sulla palestra della Lastan Prospero, si aggirano strane creature, dei mutanti. Che smalmugna! Allora, hai un birra, birra. Tieni la birra. Mister, ha fatto una foto pellegrina. Per finire, allora abbiamo potuto vedere con le camere nascoste il riscaldamento di Riccardo Vaccari mentre assiste alla partita. Attenzione, Riccardo Vaccari. Seconda caviglia. Andate via. 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 Andate via.